La Reggia di Caserta ha ritrovato la sua piazza, una targa per consacrare il cambio di nome, non più Piazza Carlo III, bensì Carlo di Borbone. Una cerimonia simbolica stamattina con il sindaco Carlo Marino, l'assessore Emiliano Casale, il presidente della Società di Storia Patria Casertana Alberto Zazza D'Aulisio e la direttrice della Reggia Tiziana Maffei. Abbiamo restituito la storia alla città, Carlo di Borbone, che realizzò questo sogno, la Reggia di Caserta, ancor prima di diventare successivamente re di Spagna e poi quindi Carlo III. Un ringraziamento speciale va a Nando Astarite e al suo gruppo che hanno sollecitato e promosso questa iniziativa e soprattutto alla Maffei, che ha voluto, insomma, insieme a noi intraprendere questo percorso, giusto percorso da dare alla storia. Un ringraziamento alla mia collega Tiziana Petrillo, che con me firmò la delibera e la propose alla giunta e di conseguenza alla prefettura, che ne ha preso atto. Un lavoro di squadra che oggi vede qui presente la targa e ridare il giusto nome alla giusta storia. Una piazza che è anche il biglietto da visita della città di Caserta. Assolutamente, riqualificata soprattutto nella parte a verde grazie a Confindustria, con un lavoro sinergico importante, perché questo ci aiuta a creare rete e soprattutto ci aiuta a mantenere questi 130.000 metri quadri in condizioni più che ottimali, devo dire. Si vede come è mantenuta in questo momento e per noi la collaborazione con le istituzioni resta la base e resta la prima cosa. Io credo che sia un modo per restituire alla storia la realtà. In fondo Carlo, quando era re qui a Napoli, era Carlo. Quando è andato in Spagna era Carlo III. E poi il fatto che la Reggia di Caserta abbia come indirizzo Piazza Carlo di Borbone è un atto dovuto a questo grande committente, ma anche alla storia in sé. Quindi diventa immediata la conoscenza di quello che è stato questo monarca per questa realtà.